Discorsi ascetici, terza collezione, Isacco di Ninive. Discorso quinto, dello stesso Marisacco sulla creazione e su Dio. Anche se ci fu un tempo in cui la creazione non esisteva ancora, tuttavia non ci fu un tempo in cui Dio non l'abbia amata, poiché anche se essa non era ancora, tuttavia non ci fu un tempo in cui Dio non conoscesse la creazione. E sebbene egli non fosse noto ad essa, perché non era stata ancora creata, Dio invece la conosceva da sempre, secondo tutte le sue varie parti e le sue nature. La fece infatti esistere quando parve bene a lui. L'amore vero di Dio per la creazione lo si conosce dal fatto che egli, dopo aver finito di plasmarla secondo tutte le sue varie parti, l'ha interamente compaginata in un'unica entità. Ha compaginato le sue realtà sensibili e le sue realtà intellegibili in un unico vincolo. L'ha unita alla sua divinità, l'ha fatta salire al di sopra di tutti i cieli, l'ha fatta sedere su un trono eterno e l'ha resa Dio su tutto. Ragionando ancora a livello della natura, forse che se la creazione avesse ricevuto una sorte più grande di questa, ciò ti persuaderebbe, o uomo, che una tale situazione è segno veritiero della grandezza dell'amore di Dio per la creazione? Quale supplica la creazione ha innalzato per ricevere ciò? E quale preghiera ha presentato per se stessa? E quando mai un tale pensiero è salito al suo cuore? E quale condotta ha offerto in cambio del divenire Dio? Come mai erriamo nei nostri pensieri davanti alle infime realtà mortali e non ci accostiamo a questa grande ricchezza che abbiamo ricevuto e non la percepiamo? Perché non meditiamo notte e giorno sulla bellezza, sul fatto cioè che già siamo divenuti dei? Dimmi dunque, mio amato, se ci fosse stata data una piena libertà di scelta, di scegliere cioè per l'intera natura qualcosa che fosse bello per noi e qualcosa che fosse molto nobile, chi di noi avrebbe scelto per se stesso o per l'intera natura quello che Dio ci ha riservato? Vi è forse ancora un'altra condizione al di sopra di quella cui è salita la creazione? Qual è la condizione che sarebbe più grande della divinità? Ecco, la creazione è diventata Dio. Noi, infatti, non guardiamo ai singoli dettagli per raccoglierne una testimonianza circa la veridicità del potente amore di Dio per la sua creazione, ma guardiamo al limite estremo della sua ricchezza e a ciò che racchiude la grandiosità delle espressioni del suo amore in un'unica immagine e fa sì che lo scrutiamo in maniera sintetica. Qui la nostra vista non si disperde soffermandosi sulle singole realtà. Ciò avviene quando ci accostiamo a quelli che sono dettagli del suo amore, così che il nostro intelletto si protende verso le singole realtà stupefacenti e varie da lui operate in noi. Accade infatti che da qualsiasi di queste realtà a cui ci accostiamo splenda un segno del fervido amore di Dio per la creazione. Ma noi ci accostiamo al pensiero sintetico, laddove il nostro pensiero coglie anche la particolarità delle altre realtà, laddove il nostro intelletto non vaga nel perseguire un tale pensiero sintetico in una moltitudine di dettagli, ma lo stupore che scruta i pensieri che con la multiforme e potente supplica dell'intelligenza genera, sinteticamente, un'immagine unitaria, non dispersa. Al principio della creazione, quando Dio creò Adamo, mentre ancora questi non sapeva distinguere la destra dalla sinistra, appena creato, gli sederò il grado della divinità. Ma quello che Satana seminò in lui come male, cioè il sarete come dei, ed egli vi credette nella sua ingenuità, Dio lo realizzò concretamente. E alla fine dei giorni, per il grande amore di colui che l'aveva creato, gli fu dato il diadema della divinità. Bene, in proposito hanno parlato i padri, mossi dallo spirito che bisbiglia in loro la forza divina. Lo spirito, infatti, ha realizzato queste cose e ne ha loro liberato il mistero, dicendo: «L'unione del Cristo nella divinità ci ha mostrato il mistero dell'unità di tutto in Cristo. Questo è il mistero, che tutta la creazione, per mezzo di uno solo, è stata accostata a Dio in mistero, e questi si è quindi comunicato al tutto». Così tutto si è unito a Lui, come le membra al corpo, egli infatti è come il principio di tutto.
Questa azione è stata realizzata a favore di tutta la creazione. Vi sarà infatti un tempo in cui nessuna delle parti mancherà al tutto. Non accadrà dunque che la grande intelligenza che è nello spirito si comunichi solo ad alcuni frammenti, ma egli realizzerà qualcosa di più grande allorché realizzando tutto ciò lo svelerà. Gloria a te, nostro Creatore e nostro Signore, che mediante una salda contemplazione del tuo amore mi hai colmato di consolazione e di gioia, hai innalzato il mio pensiero dalle profondità della terra e lo hai accolto sul trono della tua essenza, perché spaziasse nella ricchezza della tua natura e ammirasse i misteri ineffabili del tuo amore, allontanandosi dalla molteplicità dei frammenti della creazione e salendo verso il luogo del suo Creatore. La sua visione invisibile mi inebria e la sua gloria mi fa ammirare, i suoi misteri mi incitano, il suo amore mi riempie di stupore. Egli mi mette davanti i suoi misteri e mi mostra la sua ricchezza, e quando mi sembra che il mio cammino sia terminato, essi ancora si effondono su di me, poiché sono più gloriosi delle stanze che ho già attraversato. E ancora, quando mi sembra di essere penetrato dentro di essi, io ritorno a guardarli, ed ecco sono diventati davanti a me un oceano immenso, infinito da attraversare e dolce da guardare. E mentre racconto tutto ciò, ecco che le sue rivelazioni mutano, e i suoi misteri si accrescono, e le sue visioni si trasformano nella mente. Se già l'insieme dei suoi misteri relativi a ciò che egli ha operato per noi e per la nostra natura è infinito, chi si avventurerà verso i misteri della sua natura? E dove ancora attingeremo un'altra natura che nell'intuizione sia più potente di quella degli angeli, perché non ci allontaniamo dalla conoscenza di essi? Se in ciò in cui pure lo abbiamo visto e toccato, i sentieri della sua economia, per l'ammirazione, si sottraggono all'intuizione del nostro intelletto, cosa accadrà con le sue realtà invisibili? O amore smisurato di Dio per la creazione, guardiamo a questo mistero, è un'intuizione indicibile. Perché fosse noto che Dio ha unito la creazione alla sua essenza, non perché egli ne avesse bisogno, ma per accostare a sé la creazione, per farla partecipare alla sua ricchezza, per darle ciò che appartiene a lui e per farle conoscere la bontà eterna della sua natura, gli ha concesso la magnificenza e la gloria della propria divinità. Cosicché, al posto del Dio invisibile, la creazione visibile fosse chiamata Dio e, al posto di ciò che è increato, e che al di là del tempo fosse incoronata con il nome della Trinità, la creatura e ciò che è limitato da un inizio. A ciò che creò concesse dunque quel nome degno di magnificenza per la cui santificazione le bocche dei vigilanti non sono abbastanza pure. Questo è lo svuotamento di cui parla la Divina Scrittura. Questo è quello svuotò se stesso di cui parla il Beato Paolo con ammirazione indicibile, la cui esegesi è la comprensione profonda della vicenda dell'amore divino. Dio, infatti, amò la creazione interamente, al punto che la creazione è chiamata Dio, e il nome della grandezza di Dio è diventato della creazione. È grande questo mistero. Non so come io abbia pensato di nuotare in questo oceano immenso e chi mi abbia dato queste braccia potenti, capaci di nuotare soavemente nell'abisso inesplorabile senza affaticarsi. Ma anzi, quanto più vedono che l'oceano è esteso e il suo limite impercettibile, tanto più sono rivestite di suavità. E invece della fatica, nel cuore sgorga la gioia. E ancora, io non ho consapevolezza di come sia stato reso degno di una tale grazia, di narrare, cioè, l'amore di Dio, realtà indicibile per una lingua creata. Persino gli intelletti angelici sono troppo deboli per salire all'altezza della sua contemplazione e sono troppo piccoli per ritenere nei loro pensieri l'intera ricchezza del suo amore. Ma poiché non ci siamo applicati a una tale altezza per scrutare, bensì per deliziarcene, questo gusto ci sarà celermente concesso perché abbiamo ottenuto l'aiuto che viene da Dio stesso. Allora ci fermeremo e ce ne staremo in silenzio, dopo che Lui ci avrà mostrato ciò che non ha fine, intendo dire, l'amore di Dio per la sua creazione. E finché non sarà giunto il tempo in cui, nell'altro mondo,
vedremo realizzato il prototipo del suo mistero preparato per la manifestazione dell'amore, limitiamo a ciò il nostro discorso, perseverando in questa consolazione, che è specchio dell'altra, e perseverando nell'immagine oscura della nostra conoscenza circa l'amore, nella nostra fede, fino al giorno della sua rivelazione grande e gloriosa.